Buonasera. Volevo inserirmi nella discussione rispetto alla produzione di energia, perché onestamente il lavoro che avete fatto è eccellente, purtroppo bisogna dire che di assemblee come queste ce ne sono troppe in regione, perché una volta è a Piacenza, una volta è qui, una volta adesso un paio di questi impianti per fortuna sono stati diciamo bocciati dal TAR, adesso come vedrà bisogna dire che adesso molte cose da questo c'è una maggiore attenzione agli aspetti di falsificazione proprio dei dati che ti portano a portare come plausibili degli interventi che secondo le norme che ci siamo dati, che non sono quelle che io avevo sperato, comunque ci sono, oggi molti sono osservati. Però rispetto alla questione della produzione di energia, io credo che noi su questo un minimo di ragionamento lo dobbiamo fare, perché se noi rincorriamo esclusivamente l'idea di produzione, non c'è mai limite, non c'è un limite per cui uno dice, per questo mi piaceva molto quello schema che avevi fatto su la produzione ai cittadini equivalenti, però noi non stiamo ragionando di questo, purtroppo noi stiamo ragionando semplicemente di un enorme possibile profitto determinato anche da una grande quantità di contributi pubblici, perché se non ci fosse questa storia degli incentivi, probabilmente questi imprenditori che non sono nati ieri perché ci investono farebbero realmente questi impianti esclusivamente dove la quantità di vento e le valutazioni, tanto sono mica locali si agganciano lì per lì, si trovano sempre, sono enormi capitali che si muovono secondo criteri che in questo momento non voglio trattare, però le farebbero esclusivamente dove il rendimento è certo, perché la questione delle ore equivalenti è la questione cardine di tutti gli impianti sull'Appennino. Ora io dico questo, che queste sono ricorse che non hanno mai fine, perché l'Italia è un paese strabico da questo punto di vista, cioè da una parte lamenta, crisi, cose eccetera, dall'altra rincorre affannosamente con questi capitali dove si muovono i soldi, sporchi, puliti, è tutto così. Cioè una cosa è dire questi comuni sono sostenuti, aiutati nel creare dei sistemi di produzione locale a servizio dei cittadini. Chi direbbe di no a una cosa di questo genere? Anche se magari qualche impatto visivo, ambientale ne verrebbe comunque fuori. Ma qui non stiamo parlando di questo. Qui stiamo parlando di una produzione di energia che va dove va. Innanzitutto dobbiamo dire che va sprecata, perché in Italia la quantità di energia che viene oggi sprecata è spaventosa, cioè è la questione della famosa secchia bucata, dove tu continui a buttare acqua e poi si perde, e quella che recuperi è una parte. Ma questi investimenti li vogliamo fare su questi recuperi qui? Cioè se dobbiamo fare un investimento oggi in Italia, per questo io dico abbiamo già raggiunto la soglia, però non l'abbiamo raggiunta dappertutto. Sul piano regionale, mi manca la parola, il piano energetico regionale, perché ad esempio sul risparmio non l'abbiamo raggiunto, perché quella è l'unica cosa sulla quale bisognerebbe lavorare. Adesso io faccio una cosa un po' diciamo da visionaria, però se noi mettessimo questi incentivi sulla, nel senso che non dipende da me, non comanda nessuno, però se noi mettessimo questi incentivi su la coibentazione delle abitazioni otterremmo un risultato straordinario, perché le case non consumerebbero quello che consumano adesso, a lavorare lavorerebbero tutti gli artigiani d'Italia, le imprese, le cose, perché poi questi sono lavori che si fanno nel piccolo, quindi ci sarebbe diciamo così un movimento che oggi non c'è, e le famiglie alla fine risparmierebbero, perché quando c'hai la casa coibentata spendi meno.
Cioè, se non cambi l'occhiale nel vedere la questione energetica, la vedi solo su come produco, come produco, come produco, insomma, allora non si finisce più, perché poi nella produzione e anche nella produzione italiana è vero che noi la compriamo ma la vendiamo anche, qui poi si aprirebbero dei ragionamenti che forse adesso, però insomma la questione va vista secondo me così, cioè queste sono speculazioni, chiamiamole con il loro nome, cioè sono dei privati che arrivano su un territorio e si appropriano, fra virgolette, di quello che adesso mi viene questa parola anche se non mi piace più usarla, di quello che comunque è un bene comune, perché comunque c'è ci sono i crinali, ci sono le cose, tutte le cose che avete detto, che sono quelle che stanno succedendo dappertutto, perché non è un'invenzione, basta vedere quindi le strade, e incassano quantità enormi di denaro, forse, comunque le incassano. 147 milioni. Sì, sì, poi voglio dire, lì magari sono meno perché il vento non li rende, però quello che incassano è sufficiente, stanno a posto, Così, e al territorio cosa rimane? Non pagano l'energia? Assolutamente no, al territorio non rimane niente. Non pagano lì, assolutamente. Non rimane niente, sono cose così. E quindi per questo secondo me poi si stanno muovendo tante cose. Questa quantità di denaro rende anche aggressive queste ditte. Per cui quello che è successo a Bardi, che lavori lì sul confine, e che succede a Pontremoli, cioè a Pontremoli viene fuori un impianto di 16 pale di 150 metri che in alcuni punti è a 12 metri dal confine con la provincia, con la regione anzi. Regione che in quella zona, su quel crinale, con non posso dire SIC perché c'è Conti, però insomma, con SIC, con la ZPS, col parco, con tutte queste cose, non sarebbe autorizzabile, sopra i 1200 metri non sarebbe autorizzabile. La regione toscana la mette a 12 metri dal crinale, cioè la pala in realtà svalica, capito? Cioè, perché la pala è esa. Quindi insomma, queste cose veramente sono a mio parere assolutamente inaccettabili, e meno male che insomma i cittadini si stanno muovendo in maniera anche così organizzata. Se posso dire, sarebbe molto bello fare delle reti fra tutti gli impianti della regione, perché appunto Arnicelli c'è un comitato, questi qua, quelli del bolognese, perché adesso diventa un delirio. Adesso diventa un delirio. Ad esempio anche Legambiente, che si è sempre dichiarata tendenzialmente favorevole all'eolico sui piatti così impattanti, per esempio alcuni circoli sono già mossi. Però sai, tendenzialmente favorevole era una cosa che secondo me poteva fare parte di un ragionamento in un'Italia meravigliosa in cui tutti, ognuno fa il suo, però quando arrivano gli speculatori secondo me anche il io ero tendenzialmente favorevole, ora sono decisamente contraria a prescindere. Perché non ce n'è uno di questi mega impianti qui che faccia il suo dovere, e cioè a sostegno del territorio. Il turismo eolico, ma ragazzi, ma voglio dire, è vero che quando hanno fatto le prime due o tre pale in Italia si è mosso qualche cosa, ci sono andati con le scuole, per carità, questo è verissimo. Ma viene da sé, ma se c'è una pala. Anche in quella di Albarete è successo. Ma i sì, primi sei mesi. Ma si chiama curiosità, ma il turismo è una cosa che ti porta anno dopo anno della gente a vedere delle cose che sono uniche al mondo. Queste pale sono uguali dappertutto, le stanno mettendo dappertutto, o si pensa che i turisti sono tutti dei deficienti, e perché continuare a pensare così significa veramente non muovere niente. Pure, ma il turismo eolico, ragazzi, ma veramente, ma io vorrei sapere, ma come uno può immaginare una cosa del genere? Cioè tutti i lavori fatti, veramente, la via Francigena, quello della Cisa. Tratto dal progetto di 67 pagine dell'eolica parmense, guardi come liquida. No, lo legga il numero di righe e cosa c'è scritto. Sì, vabbè. Fruitori dell'opera. Sì, sì.
Ma i fruitori, cioè, intendiamoci, questi impianti non portano un posto di lavoro, anche questo va detto. Però, cioè, ci sono i periodi in cui vengono realizzate. Vabbè, ho capito, nel periodo in cui vengono anche la Tirreno Brennero, adesso che sarà realizzata nel giardino di casa mia, per cui c'è una sindrome di NIMBY molto elevata, farà lavorare qualcuno, ma dopo. Cioè, non sono lavori quelli sono cose che si muovono così, sono pochissimi, si muovono in quel modo, arrivano con questi megacamere, montano e dopo è finita lì, cioè non è che sia un posto che c'ha 10 posti di lavoro, perché queste sono palle soltanto che raccontano. Grazie al consigliere regionale Leo, dato che è stato chiamato in causa, chiediamo di intervenire al sindaco di Bardi, Conti, che non è, diciamo così,